Di Carluccio, finale thrilling dell'Atletico, tre punti agguantati con merito. Sì, finale thrilling, diciamo che questi ragazzi ci hanno un po' abituato a queste partite un po' al cardiopalma, però direi che la partita comunque, analizzando insomma al di là degli episodi, l'abbiamo condotto noi dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo avuto un piccolo blackout all'inizio del secondo tempo che ci ha messo un po' in difficoltà, però insomma credo che dal punto di vista del gioco abbiamo meritato la vittoria giocando molto meglio degli avversari. A volte fate tutto voi, fate, disfate, però poi quando c'è da vincere cambiate marcia e lo fate. Sì, diciamo che oggi siamo stati forse più bravi a complicarci la vita che a rendercela facile all'inizio del secondo tempo. Però ripeto, io penso che sia anche normale che si possano avere nell'arco di una partita dei momenti un po' di stanca. Sono stati bravi i nostri avversari ad approfittarne e noi siamo stati altrettanto bravi poi a rimetterla in piedi, insomma, per il verso giusto. Sabato un'altra sfida, forse ancora più difficile di questa, perché arriva una squadra che nelle retrovie bisogna motivare bene il gruppo. No, beh, dal punto di vista delle motivazioni io credo che non c'è molto da lavorare, perché una squadra che vuole vincere il campionato deve trovare le motivazioni tutti i sabati. Poi noi la settimana scorsa abbiamo vinto soltanto 2-1 contro l'ultima in classifica, quindi è un campionato molto equilibrato, il livello è alto e quindi ci sarà da stare bravi e attenti anche sabato prossimo. Successo prezioso, importante, forse quasi decisivo. Sì, oggi diciamo che i punti non si potevano perdere, perché siamo arrivati a un punto del campionato dove ogni partita è diventata come una finale, soprattutto magari perché abbiamo perso qualche punto per strada un po' decisivo, tipo il Cusso in casa e lo stesso pareggio con il Parete, ci ha rovinato un po' quei piani, però non ci siamo assolutamente demoralizzati, perché il nostro obiettivo è vincere il campionato e nonostante il Cicciano stia facendo un ottimo campionato, noi faremo sicuramente il nostro per arrivare ai primi. Il secondo tempo, 5 minuti di amnesia vi stavano costando caro, poi dopo il 4-4 con la forza della disperazione siete andati avanti, alla fine un successo sostanzialmente meritato. Sì, il successo penso che sia meritato nettamente, purtroppo facciamo ancora degli errori però in fase di uscita dalla nostra metà campo, per questo regaliamo dei gol stupidi, però sicuramente col tempo miglioriamo. Oggi c'erano parecchi giovani in campo, Vincenzo De Angelis, Battista, che hanno dato un grandissimo contributo oggi alla squadra, veramente sono molto contento per loro, però ovviamente ci sono dei momenti della partita dove bisogna gestire meglio. Detto questo, comunque penso che la vittoria sia meritata, anche perché nel primo tempo abbiamo fatto vedere ancora una volta che l'Atletico gioca un buonissimo calcio a 5.